amici di Gustare Sicilia e di Antenna Sicilia, ben trovati. Eccoci, un cordiale saluto da Diego Caltabiano. Torna puntuale il nostro viaggio alla scoperta dei luoghi, dei sapori e delle tradizioni della nostra isola. Oggi facciamo tappa a San Giovanni Gemini, siamo in provincia di Agrigento, nel cuore dei Monti Sicani. L'origine del territorio di San Giovanni Gemini risale al 1451, quando il conte di Cammarata Federico Abatellis chiese a re Ferdinando il privilegio di costruire nei suoi feudi. Tra poco, amici di Gustare Sicilia, vi racconteremo le grandi emozioni di una tra le feste popolari più antiche della nostra isola. Parliamo della festa di Gesù Nazareno. Pensate che la prima volta questa festa venne celebrata nel lontano 1667. Il protagonista di questi festeggiamenti è il Santo Crocifisso del Nazareno. Il momento più rappresentativo e più folcloristico era rappresentato dal carro trionfale che vedete alle mie spalle, un carro trionfale che simbolicamente, come vedete da queste immagini, amici di Gustare Sicilia, è trainato simbolicamente da una coppia di buoi, ma realmente da tanti devoti tramite una corda lunga 80 metri. Dunque un carro composto da una base a forma di barca e una torre centrale che si innalza verso il cielo, alta oltre 22 metri. Nell'iconografia religiosa la barca chiaramente vuole rappresentare la chiesa guidata da Gesù, che con il suo popolo vuole affrontare le sfide della storia, e poi la torre centrale, questo straordinario anello di congiunzione tra il cielo e la terra, quasi a simboleggiare dunque l'aspirazione dell'uomo verso l'infinito. Tra poco, amici di Gustare Sicilia, vi racconteremo i momenti centrali di questa festa, i preparativi in compagnia di tanti ospiti, del sindaco di questa città, di un ospite che è Antonella Catarella, che ci racconterà la storia della festa. Siamo pronti dunque per cominciare questo affascinante viaggio che questa settimana, vi assicuro, ci regalerà grandi emozioni. Siamo pronti, la nostra cartolina, restate con noi, torniamo tra poco.